Louise Bourgeois, artista francese di adozione americana, è considerata tra le più illustri dell'arte contemporanea. Scomparsa nel 2010 a New York, in realtà è nata a Parigi nel 1911. Proviene da una famiglia di restauratori di arazzi per la quale lavora durante la giovinezza, creando i disegni indicativi per i restauri. Successivamente studia matematica alla Sorbona di Parigi, ma abbandona immediatamente perché è troppo teorica per dedicarsi all'arte, frequentando diverse scuole tra cui l'École des Beaux-Arts, l'Accademia della Grande Chaumière, l'École du Louvre, l'Atelier Fernand Léger. Nel 1938 sposa Robert Goldwater, storico dell'arte americano, col quale si trasferisce a New York, dove prosegue gli studi nel settore dell'arte, presso l'Art Students League. Tra gli anni 40 e 50 si svolgono le sue prime mostre personali. Inizialmente espone i suoi progetti pittorici, più tardi passa alla tridimensionalità con opere scultoree. Nel 1945 si tiene la sua prima mostra di pittura alla Bertha Schaeffer Gallery di New York e nel 1947 realizza una serie di nove incisioni dal titolo He Disappeared into Complete Silence. Un'opera iconica di questo periodo è la serie di dipinti intitolata Femme Maison, del 1945-1947, nei quali una donna con la testa a forma di casa incarna le pressioni sociali vissute in prima persona dall'artista, nella condizione di donna obbligata a districarsi tra esigenze familiari e lavorative. Un esempio di opera scultorea di questo primo periodo sono i Personnages del 1949-1950, una serie di sculture in legno colorate raffiguranti presenze totemiche dell'aspetto longilineo, simbolo al contempo di protezione e di fragilità, e riferite alle persone a lei care lasciate a Parigi. Negli anni 50 e 60, mentre insegna in varie scuole pubbliche di New York, sperimenta un'infinità di materiali e di ipotesi: gesso, cemento, caucciù, marmo e bronzo. Tra il 1960 e il 1964 realizza una serie di formazioni in gesso esposte alla Stable Gallery di New York dal titolo Liar. Nel 1968 realizza Fillette, una scultura fallica sospesa, la stessa che tiene sotto il braccio nel ritratto scattatole da Matt Paltrop nel 1982. Negli anni 60, mentre insegna in diverse scuole pubbliche di New York come il Brooklyn College o il Pratt Institute, affina la sua ricerca esplorando temi e tecniche espressive che la renderanno celebre nei decenni successivi. Il lavoro di Bourgeois si focalizza principalmente sui ricordi della sua infanzia tormentata, in particolare sul complesso e travagliato rapporto con i suoi genitori. Dall'odio verso il padre sono nate opere come Destruction of the Father del 1974, un'opera cruenta e simbolica che dà il titolo anche ad una sua raccolta di scritti. Il titolo nasce dall'odio verso la figura paterna e l'opera è ambientata in una camera da letto o sala da pranzo alludenti al grembo materno. L'opera è composta da pezzi di carne macellata, di agnello e di pollo, che emerge nel gesso e nel lattice per rappresentare un banchetto cannibale e vendicatore. L'opera rappresenta il materializzarsi di un vecchio sogno dell'artista, nel quale assieme alle sorelle e alla madre cannibalizzava il padre, rovesciando così le gerarchie di potere familiare. Bourgeois spiega: più mio padre si pavoneggiava, più noi ci sentivamo insignificanti. Improvvisamente si creava una tensione terribile e noi lo afferravamo. Mio fratello, mia sorella, mia madre e io lo trascinavamo sul tavolo e gli strappavamo le gambe e le braccia, lo smembravamo. Fantasie, ma talvolta la fantasia è vissuto. Un altro esempio del rapporto tormentato con un padre prepotente e che non le ha mai perdonato di essere donna e di voler fare l'artista sia nel suo video dove lei stessa mostra un gioco fatto da suo padre con la scorza di un mandarino, nel quale veniva intagliata una sagoma maschile che si concludeva con un fallo composto da una protuberanza del frutto. La riflessione costante sulla relazione interpersonale col prossimo, l'interazione continua con gli altri in qualità di madre, di figlia e di moglie, è evidente in lavori come Confrontation del 1978.
un'installazione site-specific in legno e latex presentata all'Hamilton Gallery of Contemporary Art di New York, composta da un recinto dentro il quale i visitatori erano invitati a percorrerla ed esporsi al prossimo sia fisicamente che emotivamente, similmente ad una sfilata di moda oppure ad una seduta psicanalitica. L'artista ha creato la performance intitolata A Banquet per l'apertura della sua installazione, nella quale ha coreografato una sfilata di moda con persone vestite con costumi semitrasparenti composti da forme organiche a bulbo in lattice. Il ricordo della madre Josephine, che morì quando Louise aveva solo 22 anni, portando una traumatica paura dell'abbandono, emerge nella sua ricerca in un periodo successivo, quando la sua arte viene riscoperta internazionalmente grazie all'ascesa del femminismo e al nuovo pluralismo del mondo dell'arte. È solo tra gli anni 80 e 90 che vengono infatti organizzate le prime retrospettive dedicate al suo lavoro, tra le quali spicca quella del MoMA di New York, che rappresenta anche la prima retrospettiva del museo dedicata a un'artista donna. Risale a questo periodo la realizzazione delle sue prime sculture di dimensioni monumentali. Nasce in questa fase la serie dei ragni, gigantesche sculture in acciaio, bronzo e marmo, che realizzerà in numerose varianti fino alla morte. Dai vari spider che realizza a partire dal 1994, arriva infine la serie Maman del 1999, un ragno di dimensioni colossali in acciaio alto 30 piedi, caratterizzato da una sacca contenente delle uova in marmo. Quest'opera iconica, replicata e installata in città di tutto il mondo, da Tokyo a Bilbao, da San Pietroburgo a Londra, rappresenta il più grande omaggio dell'artista alla maternità. Con quest'opera Bourgeois rende omaggio a sua madre, considerata dall'artista la sua migliore amica. Similmente al ragno, anche sua madre era una tessitrice, ed era inoltre servizievole e protettiva, proprio come un ragno. Infatti Bourgeois equipara l'operosità del ragno e quella di sua madre nel laboratorio di riparatore di arazzi. Un'altra opera emblematica di questo periodo è l'installazione realizzata tra il 1999 e il 2000 dal titolo I Do, I Undo e I Redo, presentata alla Turbin Hall della Tate Modern di Londra. L'opera si compone di tre torri, ciascuna alta 9 metri. Due torri intitolate I Do and Redo hanno base cilindrica e sono avvolte da scale a chiocciola che conducono a piattaforme illuminate da grandi specchi circolari. Nella terza torre, intitolata I Undo, una struttura d'acciaio a telaio quadrato nasconde un nucleo cilindrico con un'ulteriore scala. Dentro ogni torre, Bourgeois ha collocato una campana di vetro contenente le figure scolpite di una madre e di un bambino. I visitatori possono salire le scale fino alle piattaforme, che secondo Bourgeois fungono da palcoscenici per incontri intimi e rivelatori tra estranei e amici. Questi incontri possono essere visti dal pubblico attraverso il ponte della Turbin Hall e anche dalle altre piattaforme panoramiche che si affacciano sullo spazio, immergendo tutti in un grande spettacolo. Louise Bourgeois muore a New York nel 2010, all'età di 98 anni. Con alle spalle una carriera lunga 8 decenni, entrando così nella storia come una delle imprescindibili figure chiave dell'arte moderna e contemporanea.